a tutti. In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo elegantissimo abito estivo che io ho deciso di chiamare Love Dream. Per quanto riguarda invece il filato, ho utilizzato il meraviglioso filato della Mistrico Filati linea Miami Luxe, che se ricorderete ho già utilizzato per la maglia Gemma. Questa volta ho optato per il colore 9, che ha queste bellissime sfumature del nero, del tortora ed è anche del beige. Per poter realizzare questo vestitino, che è una taglia S, come vedete la gonna è larga, ho utilizzato due gomitoli lavorandoli sempre con l'uncinetto del 3,5. In descrizione, come sempre, vi lascio il link al sito Centannoni Filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori. Vi dico già che però il colore dello sfumato verde e il colore dello sfumato col beige sono terminati, mentre gli altri colori sono ancora disponibili. Per una taglia M, io vi consiglio, se la volete larga come me, di andare a prendere almeno tre gomitoli, perché con due soli non ce la fareste a farla così lunga. Mi verrebbe un po' più corta, quindi vi consiglio tre gomitoli. Per una taglia L vanno bene anche in quel caso tre gomitoli, perché la taglia M ne dovrà usare veramente poco, quindi per una taglia L tre gomitoli sono più che sufficienti. La lavorazione, mi avvicino così la potete vedere meglio, l'avete riconosciuta, è la lavorazione classica a pigne, a cui io però sono andata a fare delle strisce di maglie alte per separare diverse pigne in modo tale da andare a allargare il vestito e farlo venire con questo effetto pieghettato sotto, quindi va benissimo per qualsiasi taglia. L'unica cosa che vi consiglio, a parte se volete fare ulteriori aumenti per poter fare la gonna ancora più voluminosa, e in quel caso mi raccomando, andate a comprare un gomitolo in più anche se siete una taglia S, è quella delle spalline. Io ho fatto delle spalline molto esili per tenere sul vestito, perché essendo molto piatta non ho bisogno di avere delle spalline larghe. Per le taglie più grandi vi consiglio, oltre a realizzare le spalline, anche di fare una striscia di catenelle e farla passare nel primo giro in alto, in modo tale da fare un fiocco e fare in modo che il vestito resti ancora maggiormente qui ben fermo, ma potete anche decidere di fare il fiocco dietro o sul davanti, come preferite. Però è un piccolo consiglio che vi do proprio perché le spalline, essendo così sottili, per chi ha molto seno va a finire che comunque sente che il vestito cede, quindi mi raccomando, in quel caso andate a fare anche queste strisce di catenelle per poter reggere ulteriormente l'abitino su, che comunque sopra è una sorta di tubino e poi sotto va comunque ad allargarsi. È una lavorazione molto semplice, sono semplici, sono 5 giri che vanno sempre ripetuti, a cui alla fine, nell'ultimo motivo che andate a fare sotto alla gonna, faremo un ulteriore giro per terminare la lavorazione. Detto ciò, spero che anche questo abito, che è veramente molto carino, molto leggero, molto attuale, vi piaccia, attuale, moderno, vi piaccia, e se decidete di realizzarlo, mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook, Uncentando Potenza, o sul gruppo Facebook, La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Alzafaccio che come Uncentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il vestito io ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea Miami Luxe, che vi ricordo sono delle cake da, giro per farvi vedere, 150 grammi, sono circa 560 metri. Allora, io vi farò vedere un piccolo campione, perché mi sono accorta che andando a fare la lavorazione andavo poi a capitare con il nero e quindi non avreste visto bene il punto. Pertanto, io vi dico che per poter realizzare il vestito ho montato 156 catenelle lavorando con l'uncinetto 3,5. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su multiplo di 11 e mi raccomando, per prendere le misure, questa volta dovete prendere le misure del seno, o diciamo un po' più stretto, tipo se avete il seno di 90 cm, andate a montare delle catenelle fino ad arrivare a circa 80-81 cm, perché la catenella qui va sopra il seno, quindi deve essere più stretta, poi la lavorazione andrà ad allargarsi e non è un problema. Quindi ripeto, io adesso vi farò avere un piccolo campione, proprio perché lavorando in tondo si vedeva poi il nero e non era facile distinguere la lavorazione. Quindi togliamo questo. E io nella mia lavorazione piccola ho montato 44 catenelle, quindi come vi ho detto un multiplo di 11 catenelle. Detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro. Ah, scusate, ho detto male, ho montato 154 catenelle nel vestito vero e proprio, non 156, è un multiplo di 11, quindi perdonatemi. Quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1, 2,
salto 4 catenelle di base, 1 2 3 4, entro nella quinta e vado a realizzare 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. 2 catenelle, 1, 2, salto 4 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, salto 4 catenelle, entro nella quinta e di nuovo da realizzare 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. 2 catenelle, 1, 2, salto 4 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e di nuovo da fare una maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva. 2 catenelle, 1, 2, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare 2 maglie alte. Una, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. 2 catenelle, 1, 2, salto 4 catenelle di base e andiamo a fare l'ultima volta insieme, quindi entro nella quinta e vado a fare una maglia alta, una maglia alta nella catenella successiva, 2 catenelle, 1, 2, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare 2 maglie alte, una, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. 2 catenelle, 1, 2 e vado a terminare il primo giro facendo una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Quindi questo è quello che facciamo per tutto il primo giro, adesso vi faccio vedere cosa fare per il secondo. Secondo giro, vado a mettere 3 catenelle che sono la prima maglia alta, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e vado a realizzare 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Catenella di separazione e ricomincio da capo, quindi vado nella dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Catenella di separazione e di nuovo una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione, entriamo nell'archetto del ventaglio e andiamo a fare 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Catenella di separazione, vado a fare l'ultima volta insieme, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, 7 maglie alte nell'archetto di una catenella, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
catenella di separazione e andiamo a chiudere il giro facendo una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Quindi questo è il nostro secondo giro. Terzo giro, andiamo, scusate, mi tiro un po' il filato, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva. Prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, maglia alta successiva, vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, entro nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, maglia alta successiva, vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, entro nell'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Prendiamo il filo e andiamo nelle maglie sopra le maglie alte del ventaglio e andiamo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sopra la seconda maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sopra la terza maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, maglia alta sopra la penultima maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Prendiamo il filo e ricominciamo da capo. Dobbiamo fare questo per tutto il terzo giro. Sto terminando il mio terzo giro, dopo aver fatto l'ultima maglia alta entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2, salto il primo archetto di una catenella, entro nel secondo che mi separa la seconda dalla terza maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. Quindi ho fatto un totale di 3 archetti di 3 catenelle. 2 catenelle, 1 e 2, salto l'ultimo archetto e ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, salto il primo archetto di una catenella, entro nel secondo e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, salto il primo archetto di una catenella, entro in seconda e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, e ricomincio da capo. Quindi facciamo un'ultima volta insieme, salto l'ultimo archetto, vado dove ho le due maglie alte, realizzo due maglie alte. Una e due. 2 catenelle, 1 e 2, salto il primo archetto di una catenella, entro nel secondo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa.
3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, termino il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Ho terminato così anche il quarto giro. Quinto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta. Vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nel primo archetto di 3 catenelle, quindi salto quello da 2 e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, e ricomincio da capo. Quindi salto dove ho l'archetto di 2 catenelle, vado direttamente dove ho le maglie alte e realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta. 1, 2. 2 catenelle, 1, 2, vado nel primo archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. Quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nella maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel primo archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricomincio da capo. Quindi un'ultima volta insieme. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. Questo è quello che facciamo per tutto il quinto giro. Termino il quinto giro andando a fare 3 catenelle ed entrando nella terza catenella che collega la nostra prima maglia alta facendo una maglia bassissima. Adesso dobbiamo andare a fare il nostro ultimo giro. Sesto e ultimo giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, vado nel primo archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle successivo e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Una maglia alta sopra la prima maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, una maglia alta nell'archetto, una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle. 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassa nell'archetto successivo. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e si ricomincia da capo. Quindi maglia alta sopra maglia alta. Maglia alta sopra la maglia alta successiva. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle. 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto successivo. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e rifacciamo per un'ultima volta. Una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle. 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto successivo.
4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e si ricomincia da capo. Questo è quello che si va a fare per tutto il sesto giro. Si termina il sesto giro entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima. Quindi questo è quello che vi ritrovate dopo i 6 giri e adesso si ricomincia dal primo. Quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Una maglia alta nella maglia alta successiva. 2 catenelle, 1, 2, prendiamo il filo, andiamo nell'archetto di 3 catenelle, andiamo a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientriamo, altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2 e si ricomincia da capo, un'ultima volta insieme, una maglia alta sopra la prima maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda, 2 catenelle, 1 e 2, andiamo nell'archetto di 3 catenelle, realizziamo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientriamo, altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, e si ricomincia da capo. Quindi questi sono i giri che andremo sempre a ripetere, 6 più 1, e dopo io adesso continuerò nel vestito, naturalmente vedrete che ho continuato la lavorazione e vi farò vedere come si va ad allargare la lavorazione. Quindi andremo a vedere, vi farò vedere come si passa ad avere due strisce da 2 catenelle e da 2 maglie alte a 4 e così via, a seconda di quanto poi dovete andare ad allargare la vostra lavorazione. Ho ripetuto il mio motivo per 5 volte, 1, 2, 3, 4 e 5, e posso andare a fare il mio primo aumento. Per fare l'aumento vi faccio vedere, è semplicissimo, perché passeremo da 2 maglie alte a 4, in questa maniera. Andiamo a fare 3 catenelle sulla nostra prima maglia alta, rientriamo dentro la prima maglia alta e andiamo a fare un'altra maglia alta. Andiamo nella maglia alta successiva e di nuovo facciamo 2 maglie alte. 1 e 2 e poi andiamo a lavorare normalmente il nostro primo giro, quindi 2 catenelle, prendo il filo, vado nell'archetto di 3 e vado a fare 2 maglie alte, quindi 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, quindi 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2 e di nuovo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1, 2, 2 maglie alte sopra la seconda maglia alta, 1 e 2, e continuiamo così. Nei giri successivi naturalmente andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi abbiamo fatto il nostro aumento. Farò almeno penso altri 2 motivi o anche 3 motivi e poi andrò a fare un ulteriore aumento, e anche in quel caso vi mostrerò come fare. Dopo aver ripetuto il motivo 3 volte ho fatto un ulteriore aumento, e questa volta sono andata a fare come aumento 2 maglie alte sopra la prima maglia, una maglia alta sopra le successive 2 maglie alte, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, in modo tale da passare da 4 maglie a 6 maglie. Per chi deve fare degli ulteriori aumenti va sempre a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta e 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, in modo da continuare ad allargare la lavorazione. Io mi sono fermata comunque a 6 maglie alte e ho continuato così per il resto di tutta la lunghezza. E ho ripetuto il motivo per altre 6 volte. Adesso devo andare a fare l'ultimo giro, ossia ho fatto l'ultimo giro dei motivi che abbiamo sempre ripetuto, ma non devo più continuare, quindi devo chiudere la mia lavorazione, e andremo a fare in questa maniera. Diciamo che questa è una sorta di bordino, ma è per terminare, come vedete, la lavorazione del mio ultimo motivo, perché poi appunto non continuerò la lavorazione e vado a lavorare in questa maniera. Vado a fare sempre 3 catenelle che sono mia prima maglia alta e una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 2, 3, 4, 5 e 6. Vado a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nell'archetto di 3 catenelle e le rizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3,
4 e 5 e ricomincio da capo. Vedete, così terminiamo la nostra pigna e questo sarà il nostro ultimo definitivo giro. Poi naturalmente, se voi volete fare un bordino, potreste andare a fare delle maglie basse sopra ogni maglia alta e delle maglie basse qui dove abbiamo l'archetto, ma io preferisco lasciarlo così com'è, quindi facendo solo quest'ultimo giro che mi permette di terminare la mia pigna. Quindi ripeto, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale, nel mio caso, di 6 maglie alte e poi di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 5 catenelle e ricomincio da capo. Quindi vado a fare questo per tutto il mio ultimo giro. Una volta terminata il nostro vestito, andiamo a fare delle spalline. Io farò delle spalline molto strette e ho messo i marcatori in questa maniera. Sono andata a contare le mie pigne, ne ho un totale di 14, quindi ne ho messe 7 dietro e 7 avanti e sono andata a mettere il marcatore avanti dove ho l'ultima striscia di maglie alte prima dell'ultima pigna, quindi sia da quest'altra parte che da quest'altra parte. Vedete, qui ho l'ultima pigna e ho messo il marcatore dove ho la striscia di maglie alte. Stessa cosa, qui ho la pigna, nella striscia prima sono andata a mettere il marcatore. Stessa cosa ho fatto dietro, dove avevo l'ultima striscia di pigne, in quella precedente sono andata a mettere il mio marcatore nella striscia di 2 maglie alte. Anche qui, dove avevo l'ultima striscia di pigne, sono andata a mettere il marcatore dove ho le strisce di maglie alte. E adesso andiamo a fare le bretelle, che saranno un semplice strisce di 2 maglie alte, perché noi qui abbiamo iniziato con 2 maglie alte, quindi diciamo che è una sorta di prolungamento, e lavorerò partendo dall'alto e dal davanti e lavorerò fino ad andare dietro. Per capire la misurazione io mi baserò sul tipo la lunghezza delle spalline del reggiseno, in modo tale da capire quanti centimetri devo andare a lavorare. Quindi mi raccomando, anche voi fate la stessa cosa, vedete più o meno quanto è la lunghezza del centimetri per centimetri della spallina del reggiseno, ne togliete almeno 3 o 4, perché così dietro il vestito non vi scende troppo. Per farvi un esempio, se avete le spalline lunghe 25, arrivate a 22, se invece, o anche a 21, se invece ne avete lunga 20, arrivate anche a 17 centimetri, in modo tale che dietro non vi scenda troppo il vestito. Comunque, naturalmente, una volta che avete fermato dietro, potete sempre misurarvela e se vedete che la spallina è troppo larga, togliete qualche giro e rifermate la vostra striscia. Quindi andiamo a fare la striscia molto semplicemente. Tolgo il marcatore, mi aggancio dove ho qui la maglia alta e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3, entro nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta. Quindi giro subito la lavorazione e vado a fare 3 catenelle, 1 2 3, vado nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. E mi rigiro di nuovo e vado a fare 3 catenelle, 2 3, mi rigiro con la lavorazione, vado nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Quindi vedete, delle spalline veramente molto semplici. Continuo così per tutta la lunghezza e io vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto il giro. Ho terminato le spalline, ho fatto 24 giri e sono andata poi a bloccarle dietro. Quindi possiamo dire che il mio vestito è terminato.